Tu non eri fidanzata. Comunque, a parte questo, andiamo a conoscere, ecco, chi veramente invece vuole fare l'attrice comica, perché l'Accademia della Comicità, ma non solo, perché si fanno tante altre cose, però insomma io mi sento di passare lo scettro, il mio scettro a questa ragazza, perché mi ricorda quando io avevo la sua età. E quindi è Patrizia Viglianti, vieni qua tesoro, vieni qua. Lei sì, per carità, no? Lei sì che mi darà molte soddisfazioni come attrice comica, Patrizia Viglianti. No, già, forse non hai capito. Io non voglio fare l'attrice comica. Come va a fare? Io voglio fare la ballerina. Ma come ballerina? Certo, scusa, mi avete dato una bella occasione qua in nove. Io voglio fare la ballerina. Ma la puoi fare la ballerina? Oh, ancora? Io non voglio fare l'attrice comica. Tu fai l'attrice comica. Non la puoi fare, non c'è le physique du rôle. Padri, le physique. Io che vi dico sempre in accademia? Che ognuno ha i suoi limiti, no? Quindi io, secondo voi, no, avrei potuto fare ma l'indossatrice di Valentino? Sì. Eh no, io vi ringrazio, ma non avete capito niente. Non c'è il fine, c'ho l'altezza. Tu qual sei è? Una bravissima attrice comica, hai fatto pure sulle scaterate e ve lo faremo vedere, è un musical, è fantastico. Ed eri simpatico, proprio perché c'hai questo fisico ichetto, un po' cicciotto, e diciamo, ma oh, puoi fare ballerina, andiamo, perché? Forza. Qual su è il mio limite, scusami? Che non sei, sei cicciottella, sei... Cicciottella, non la vuoi. Cicciottella per che cosa? Ma io voglio fare... Che poi? Non le faste! Ma non le puoi fare queste cose! Padri! Scusate, Boni, basta! Perché si sta verificando veramente una cosa che non era mai successa! Si sono spogliati, sì, è vero! Però erano nudi, invece questa è vestita eppure male. Diciamo la verità. Cioè, ma come te sei combinata? Ma con fisichetto del genere io posso fare. Ma quale fisichetto? Vai sulle punte? Oh, vedi, non te legge il peso! Non te legge il peso, non puoi andare sulle punte! Ma mi fanno sudasti, ragazzi, ma non è possibile! No, padre, è inutile che fai, non per me non vai bene. Non applaudite! Non illudetela! Noi proveremo nel corso di queste settimane a vedere, visto che ti piace tanto la danza, non capisco perché, visto che sei una brava attrice, proveremo a vedere se magari vai bene per la danza del ventre. Ah, io faccio tutto, io so fare. Oppure il tip tap, no, il cancan. No, certo, io voglio fare la ballerina danza classica. Vabbè, te devi dimagrire allora, almeno 30-40 kg devi scendere, Patrì. Ah, quindi io se scendo 30-40 kg posso fare la ballerina? Sì, potrebbe essere, sì. Se scendi già un po'. Sei sicura? Sono sicura, sì, già siamo a un buon punto, poi bisogna vedere. Lo sai che ti dico? Che mi dici? Mi metto a dieta. Va bene. Se metti, allora facciamo una cosa. Siccome non vorrei che tu facessi delle stupidaggini anche da casa. Ma stai fermo. Ma guarda che cosciona. Ma per favore. Ma dai, ma pare coscia di po'. Mossu, ma non ti vergogno. Vabbè. Allora, giusto perché sei giovane, guarda. Perché sei una ragazzetta. Quanti anni c'hai pure te? 28. 28, non sei manco giovane, cioè, appunto. Sì, sei giovane, ma appunto, c'ho l'età. Queste cose si possono fare a 12 anni. Vabbè, comunque, facciamo una cosa. C'ho l'età per fare la ballerina e danza classica, vabbè. Appunto. Sì, vabbè, tutte queste no. Vabbè, comunque, detto questo, facciamo una cosa, facciamo l'angolo delle diete, ecco, che interessa molto a casa. Sì, regista, se si può avere anche la nostra amica qui, se si può avere una bilancia della settimana, no? La bilancia no, ti prego. Bilancia sì. Tu fai una dieta che però ce la spieghi prima, così la facciamo magari pure noi da casa, pure loro da casa. Ecco, controllata però, non la fare a testa tua. No, sta tranquilla. Magari particolare, una dieta nuova tutte le volte, vediamo se funziona, se tu dimagrisci poi la facciamo pure noi. Vabbè, insomma. Vuoi da casa testimoni, eh? Sì. Se io riesco a scendere 20-30 kg faccio la ballerina. Sì, ciao cuore. Fino a giù. Vabbè, ok. E allora io direi... Visto, ferma, Boni, visto che abbiamo Patrizia vestita così, di andare con un bello stacchetto! Ma per favore, allora, e siamo arrivati a un altro momento importantissimo, siamo nei tempi, sì?